In qualche modo non credo che ci siano sommità tali che non possano essere scalate da un uomo che conosce il segreto di realizzare i propri sogni. Questo speciale segreto, mi pare, può essere sintetizzato nelle 4C. Queste sono curiosità, confidence, cioè fiducia, coraggio e costanza. E la più grande di tutte è la fiducia. Perché quando credi in qualcosa, devi crederci fino in fondo, in modo coinvolgente e indiscutibile. Queste parole di Walt Disney riassumono, oltre al pensiero e le convinzioni del sognatore, filantropo, artista, imprenditore e regista che ha cambiato la storia del cinema di animazione nel mondo, anche del metodo creativo da lui creato e firmato. Walt Disney, infatti, era solito dar vita alle sue idee analizzandole in tre diverse prospettive. Lasciare libera la fantasia pensando a nuove idee e nuovi obiettivi da raggiungere nella fase del sognatore. Studiare come metterli in pratica nella fase del realista. Pensare al proprio piano d'azione e trovarne i difetti e i punti deboli per elaborare una soluzione e rendere il proprio progetto inattaccabile nella fase del critico. La Walt Disney Company è oggi una multinazionale valutata a oltre 45.000 miliardi di dollari, che ha plasmato l'infanzia di miliardi di persone e che è partita dalla fase del sognatore di una sola persona. Qual è stata la sua difficoltà maggiore da superare? Direi che i soldi sono stati il più grande problema della mia vita. Ci vogliono un sacco di risorse per far sì che i sogni diventino realtà. In successione a questo serve il pubblico. Tu puoi disegnare, creare e costruire il posto più bello del mondo, ma ci vogliono le persone per rendere il tuo sogno realtà. Imparare a vendere le sue idee e a migliorarle costantemente fu l'asso nella manica di Walt Disney che, raggiunto un certo successo, avrebbe tranquillamente potuto fermarsi a goderselo. Ma questo non era nel suo stile. Quindi cambiò completamente genere e pensò di costruire un parco divertimenti dove i bambini potessero svagarsi insieme ai propri genitori. Una volta aperto Disneyland, Walt cominciò a passeggiare per il parco, testando personalmente tutte le giostre, cercando di capire se qualcosa fosse fuori luogo e chiedendo agli ospiti le loro opinioni. Se notava qualcosa di sbagliato, si assicurava personalmente che i problemi fossero risolti. Walt Disney prese un sacco di rischi durante la sua carriera. Per molte volte il futuro delle sue società fu appeso a un filo, diviso tra il successo e il fallimento. Alcune volte si vide costretto a ipotecare o a vendere le sue proprietà e non lo fece mai con leggerezza. Pesò attentamente tutte le possibili decisioni per selezionare l'azione più sensata e, una volta intrapresa, non vacillò mai. Ciò che fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta, molte volte, è non smettere, amava ripetere, ribadendo l'importanza dell'abilità di resistere o di recuperare velocemente dalle situazioni difficili. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Resta il suo mantra. Immortale come i suoi cartoni, perché, dopo tutto, questa intera avventura è partita da un semplice topolino. Sono Renata Cantamessa e questa è la Buongiornezza, la mia coccolazione di pensieri di ripartenza legati alla vita di grandi personaggi che, a dispetto di prove e difficoltà, ce l'hanno fatta. Thank you.
Pensate, miei cari seguaci, che oggi un cremino vale quanto il piacere di una beauty farm. Ripercorrete nella vostra mente l'ultima volta che l'avete delibato, lentamente, strato dopo strato. C'è chi lo reputa migliore di un manuale di autoaiuto, chi lo definisce un balsamo per l'anima senza eguali. E tu? Quale parola gli riservi nel tuo vocabolario più intimo e privato? Mentre scegli se osare o meno, io ti dico e predico che qualunque sia il verbo o l'aggettivo che confesserai, resterà legato al tuo piacere per sempre. Sono Renata Cantamessa e sono la criminologa di Baratti e Milano.